Alessandro. No, solo Alessandro, dammi del tuo. No, ti voglio dare fastidio, non si riesce, guarda, ridi sempre, tutto il tempo, sei bello, bravo, onorevole. Alessandro. Non mi chiamo Alessandro. Alessandro, avete cambiato il nome del Presidente della Repubblica, non è più quello da. Ti è arrivata questa voce, eh? D'Alema, noi siamo dritti su D'Alema, perché comunque rappresenta il futuro. Cioè, avete cambiato il nome, non è più quello da. Chi è? Secondo me è D'Alema. No, è vero, sempre. Avete cambiato, non è più Rodotà oggi. Ancora Rodotà. Strano a dirsi, ma noi quello che diciamo continuiamo a fare. Fa fasta questo Rodotà. Non ti piace Rodotà? No, mi piace. Da dire che non ti piace, poi metti che viene eletto, non per carità. Quindi sempre Rodotà. Sì, assolutamente, siamo cambiato eccellente. Va bene. Ci sarei io. Aspettiamo un minimo. Vero. Sì, ti volevo chiedere se viene in diretta. No, in diretta c'è lei. No, voglio entrare dentro, cioè voglio un caffè, dopo vengo. Dopo viene, sicuro. Forse. Scusami. Alessandro, che attesa, se non la 7, se non mi dà questa intervista, io mi metto qui come Annarella e urlo, perché a me mai me l'ha data. Allora, siete contenti di aver mandato a casa Bersani? Allora, attenzione, cioè da un lato sicuramente una parte mia gioisce, perché Bersani è, insieme ad alcuni altri, responsabile del disastro dell'Italia, per cui si deve andare a casa. Però un'altra parte, soprattutto ieri io sono uscito dal Palazzo dei Gruppi molto tardi e c'erano dei ragazzi, degli eletti, deputati del Partito Democratico in lacrime, che si abbracciavano. Quando ho visto quella scena, a me umanamente mi ha toccato, non ve lo nego. E infatti ci ho parlato, ho detto ragazzi, cioè forse è l'impasse, l'unico modo per uscire dall'impasse è votare Stefano Rodotà. E loro ci stavano pensando. Altri a me hanno detto anche sì, pensiamo proprio di votare, però non so quanti saranno. Voi avete capito qualcosa all'interno del Partito Democratico? No. Beh, neanche loro. E, per cui ho detto poi sono veramente panni sporchi loro e si devono lavare loro. Io non è che provo questa soddisfazione di aver spaccato il Partito Democratico, sicuramente abbiamo contribuito noi con la nostra serietà, determinazione, coerenza e anche competenza. Però è molto del disastro, un po' demerito loro. Però non è una nostra vittoria. La nostra vittoria, non del 5 Stelle ma dei cittadini, ci sarà solamente quando una persona eccellente come Stefano Rodotà, che non è un grillino ma è il candidato appunto del popolo italiano, venga eletto Presidente della Repubblica. Ma secondo lei non c'è stata una strategia di grillo dietro questa cosa, per dire sparigliamo con Rodotà e facciamo venire fuori le magagne del no, PD? No, guardate... So se io penso che poco anche voi vi stiate rendendo conto che Beppe, che è un grande, proprio per me un esempio di italiano, è un nostro megafono, cioè la strategia, in realtà poi non l'abbiamo mai fatta questa strategia, comunque le decisioni le prendiamo sempre noi in assemblea, e come dico sempre, più che noi d'accordo con Beppe, è Beppe che è d'accordo con noi. In realtà in questo senso non abbiamo neanche fatto questa strategia, non è che siamo strateghi della politica, giocatori a scacchi delle istituzioni, non l'abbiamo mai fatto. E abbiamo detto delle cose in campagna elettorale, abbiamo chiesto ai cittadini di esprimersi su alcuni nomi, sono usciti fuori dei nomi eccellenti, la Cabanelli, Gino Strada, Rodotà, Zagrebeschi, cioè nomi eccellenti, i migliori fino adesso si sono sentiti. E Rodotà ha dato la disponibilità e noi abbiamo detto chiaro, è uscito dalla rete, votiamo Rodotà. Ancora di più la sua candidatura è stata rafforzata dal fatto che tanti giovani del Partito Democratico, ma anche non giovani, c'erano anche persone anziane qui fuori che gridavano il nome di Rodotà, evidentemente è giusto. Quindi ma se poi alla fine Rodotà non riesce a essere eletto, voi sarete sempre su quella linea anche a costo di andare avanti ad oltranza? Sì, siamo... Addirittura ha fatto cadere l'emozione di finalmente aver intervistato Di Battista. Sì, noi vogliamo intervistare, noi vogliamo eleggere assolutamente Stefano Rodotà, perché io ancora non ho capito perché no. Cioè, il curriculum è eccellente. Ieri ha fatto un discorso sulla laicità dello Stato, meraviglioso, ma non sulla laicità escludente, sulla laicità ecumenica, includente, come dire, essere laico significa rispettare qualsiasi pensiero differente dal mio. Quando parla Rodotà lo ascolterei per ore,
è una persona che... Sì, c'è Di Battista del Movimento 5 Stelle, siamo in diretta con TGCom 24. Buongiorno. Salve, buongiorno. È una persona che ha davvero un curriculum eccellente, seria, che ha contribuito a scrivere il referendum per l'acqua pubblica, garante, custode della Costituzione, promotore appunto di quel concetto meraviglioso che è i beni comuni. Ma perché no? Ma perché il Partito Democratico non vota un candidato del genere? Cioè, un candidato del genere ha spaccato il Partito Democratico. Voi vi sentite vittoriosi visto che credo ci vogliamo mandarli tutti a casa? Ma certamente non ti negherei, anche se non si nota forse dalla faccia, che la soddisfazione che Bersani sia andato a casa c'è. Si sarebbe dovuto rimettere ovviamente il giorno dopo le elezioni. Però non è che la nostra vittoria è la spaccatura del Partito Democratico. La nostra vittoria è che questo paese possa ripartire con degli uomini giusti al posto giusto. Stefano Rodotà è uno di questi, per cui se non dovesse essere eletto Rodotà anche con il Partito Democratico spaccato e quasi, come dire, non finito, però davvero in grande difficoltà, non è che io provo una soddisfazione, sarebbero vittorie di Pirro. La vera vittoria è che il popolo italiano possa avere un Presidente della Repubblica come Rodotà e su Rodotà si possa poi costruire qualcosa di nuovo. Io sono convinto che da noi decide l'assemblea, perché nessuno fa pronostici, però sono convinto che se dovesse essere eletto Stefano Rodotà, anche per la scelta. Andiamo a vedere che succede.